Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti, siamo in diretta. Allora, benvenuti alla nostra nona tappa, nono episodio dedicato a Progetto Borghi, che ci condurrà ovviamente all'evento finale di ottobre, del 6-7 ottobre. Sarà un evento totalmente digitale e totalmente dedicato al mondo dei borghi. Voglio innanzitutto, ovviamente, prima di presentare poi i nostri ospiti di oggi, fare una breve presentazione di quello che è la nostra piattaforma, di quello che è la missione che abbiamo come Progetto Borghi. Siamo un gruppo di professionisti che ha ideato questa piattaforma che adesso andremo a condividere insieme per mostrare anche le varie aree che abbiamo dedicato al progetto. Ovviamente ci accompagnano ogni martedì alle ore 16 degli appuntamenti in varie regioni italiane per parlare ovviamente sempre in ambito di borghi e di rigenerazione e di opportunità che ovviamente si possono e si stanno creando soprattutto in questo momento. Allora, vado a condividere lo schermo in modo tale da poter vedere così da subito la struttura dell'evento. Ecco, come vedete, potete registrarvi nell'apposita sezione che abbiamo dedicato. Il forum quest'anno sarà totalmente digitale, ma stiamo già lavorando all'edizione 2022 e sarà un'edizione ibrida, ovvero avremo l'opportunità di fare e sviluppare delle dirette all'interno di alcuni borghi italiani e nello stesso tempo avere anche l'opportunità di lanciare contenuti in digitale. Come ben sapete, anche il mondo delle fiere legate al turismo, legate a qualsiasi altro settore, si stanno organizzando e sono già ibride. Quindi anche noi cercheremo di ovviamente sviluppare questo segmento. Allora, cosa stiamo facendo in questo periodo? Stiamo raccogliendo da tutta Italia rappresentanti, associazioni, enti, professionisti, amministratori locali. Tutto un insieme di persone che si stanno dedicando o che si dedicano da anni nella valorizzazione del patrimonio dei borghi, delle aree interne. Nel nostro portale abbiamo dedicato ovviamente sei aree tematiche che poi andrò adesso velocemente a spiegarvi per poi potrete navigarle le aree e scoprirete chi saranno i relatori che parteciperanno. Allora, nella prima area che abbiamo dedicata, l'abbiamo dedicata all'innovazione e alla rigenerazione, ovvero qui stiamo raccogliendo tutte quelle realtà, tutte quelle start-up, tutti quei progetti di impresa che in questo momento sono attivi nel mondo dei servizi o dell'accessibilità o dello smart working che si stanno creando o che sono già, operative all'interno dei borghi. Quindi avremo tantissimi giovani e tantissime start-up che stanno nascendo e si stanno sviluppando. La seconda area sarà dedicata alla accessibilità, alla sostenibilità, quindi a quelle aziende, a quei processi, a quei borghi che già organizzano e sviluppano attività di sostenibilità e accessibilità. Ci sarà anche una sezione dedicata alla formazione, la formazione intesa come si può rigenerare un borgo. Ricordo a tutti che avendo studiato insieme a un team circa 135 borghi in Italia, possiamo affermare che ci sono diverse tipologie di borghi, come ci sono anche diverse tipologie di rigenerazione e vorrei così sottolinearle. La rigenerazione può essere di tipo turistica, ovvero alberghiera ed extraalberghiera, può essere di tipo sociale, emergenze abitative, ripopolamento con immigranti e così via. Può esserci anche una rigenerazione di tipo artistico, culturale e così via. Quindi noi con Bo Progetto Borghi vogliamo raccogliere tutte le varie tipologie di rigenerazione, se le vogliamo definire in questa modalità, in modo tale da poter far incontrare i vari soggetti da poter alimentare, da poter raccogliere tutte queste esperienze. Non può mancare la sezione dedicata al territorio, quindi alle reti territoriali. Qui ci saranno le famose associazioni che in Italia si occupano di promuovere i borghi da tanti anni. Ci saranno enti territoriali,
comuni, sindaci che in qualche modo, a modo loro o con una giusta formazione, sono riusciti a ripopolare, a voler bene al proprio territorio, al proprio borgo, e a ripopolarlo in qualche modo. Parteciperanno anche qualche piccola DMO che sta nascendo in ambito di governance turistica. Poi ovviamente avremo una sezione dedicata a fondi e finanza, e oggi i nostri ospiti saranno un piccolo assaggio, un piccolo passaggio proprio per portarci, per traghettarci poi a ottobre, per approfondire quelli che sono le finanze, i fondi di investimento, i fondi che, privati o i fondi governativi che riusciranno a coprire determinati progetti. Io reputo questa sezione una sezione molto importante e fondamentale. Poi avremo una sezione dedicata, come dicevo, all'ospitalità, a queste diverse tipologie di ospitalità. Pensiamo quasi sempre a un concetto di alberghiero ed extraalberghiero. Ricordo a tutti che l'alberghiero e l'extraalberghiero coesistono nello stesso territorio, ma attraggono flussi turistici differenti, quindi non sono concorrenti. Toccheremo anche il segmento legato ai mercati turistici dei borghi, cioè abbiamo in questo momento, dalla scorsa stagione, abbiamo un mercato di prossimità, quindi abbiamo un mercato interno da soddisfare. Toccheremo anche i mercati europei ed extraeuropei, ma nello stesso tempo andremo anche ad analizzare quali sono i flussi turistici attuali. Che significa mappare i flussi turistici attuali? Significa andare a verificare quali sono, attraverso dei processi partecipativi con gli stakeholder, con gli attori territoriali che accolgono e che erogano servizi turistici, che tipologia di turista abbiamo avuto la scorsa stagione, questa stagione e le prossime stagioni. Questo è fondamentale, perché ricordo a tutti che la domanda turistica ha subito una mutazione profonda, perché bisogna ovviamente oggi rispondere a un nuovo turista e sicuramente a una nuova domanda, una domanda che ovviamente vede i borghi, grazie anche a una comunicazione fatta da testate internazionali come la BBC, la CNN, ma anche da tante testate nazionali, in cui i borghi in questo momento sono sotto i riflettori e hanno bisogno di energia, di risorse umane, di nuove figure professionali che si occupano non solo di una valorizzazione, ma anche della possibilità di generare nuove professioni, nuovi lavori. E proprio sulla base di questa mutazione della domanda turistica, i borghi rappresentano una risposta a questo distanziamento, a questi luoghi più autentici, a questa opportunità di vivere realmente un entroterra del nostro paese, che ovviamente si aggiunge anche a quella che è la domanda, a quella che è l'offerta turistica del nostro paese, che ovviamente è concentrata sempre e da sempre sul balneare. Quindi quante aree interne, quanto territorio, quante opportunità possiamo e dobbiamo avere. Ricordo pure che a questo evento che faremo a ottobre, ovviamente sarà una due giorni molto intensa, ma sarà l'inizio di un percorso che dedicheremo tutto l'anno proprio ai borghi. Parteciperanno anche non solo i vari relatori che vedete man mano popoleranno la piattaforma, relatori che arrivano da tutta Italia, che sono tutti coinvolti, come gli ospiti di oggi, che sono il dottor commercialista Sergio Lombardi e il professor Saverio Coppola, che ci aiuteranno ovviamente a toccare dei temi legati al PNRR, quindi a queste risorse, come arriveranno, se arriveranno, chi le gestirà, quali saranno le prospettive di una crescita e di una selezione di quelli che sono i punti di riferimento verso l'opportunità di poter rilanciare queste aree. Siamo partiti anche con la partecipazione di circa 8 facoltà di partner importanti, ovviamente indirizzi legati a scienze del turismo, dare delle opportunità anche alle scuole alberghiere dei territori nel contribuire con figure professionali che siano in grado di lavorare all'interno dei borghi. Ricordiamo che ovviamente il processo di rigenerazione di un borgo è un processo complesso, non è come spesso ci capita di leggere
facile perché, come sappiamo, l'entroterra ha bisogno di nuovi servizi. Ricordiamocelo che non può vivere, non si possono sviluppare queste aree interne senza servizi, senza rimarcare quelle che sono le nuove esigenze e quelle che sono ovviamente i servizi da consolidare anche per le comunità che hanno resistito, che continuano a popolare questi borghi. Sappiamo benissimo che di tipologie di borghi ne abbiamo tantissime, come abbiamo borghi totalmente abbandonati, ma abbiamo anche borghi in cui c'è ancora una vita, ancora c'è la possibilità di ritornare a queste aree. E quindi adesso lascio la parola ai nostri ospiti, che ovviamente ringrazio per questa opportunità e per questo approfondimento di quello che sarà poi il tema, secondo noi un tema molto importante e che vorremmo ovviamente strutturare per il progetto Borghi. Allora lascio la parola al professor Coppola, che ringrazio, e prego professore. Grazie di avermi invitato. Io diciamo mi occupo da tempo in generale dei problemi delle aree interne. La maggior parte dei borghi italiani sono nelle aree interne, ci sono anche i borghi costieri, però i borghi costieri molto probabilmente hanno dei vantaggi, hanno in qualche maniera degli atu maggiori rispetto ai borghi delle aree interne, che invece soffrono di altri problemi, soprattutto dei problemi dell'isolamento, isolamento soprattutto di carattere infrastrutturale in qualche maniera. Allora, veniamo al punto. Qualche dato. In effetti, se noi guardiamo la distribuzione dei borghi in Italia, noi vediamo che essenzialmente là dove ci sono i cosiddetti borghi strutturati, uso questo termine per dire borghi che hanno già una struttura attrattiva nei confronti del turismo, inteso nei vari significati di cui parlava prima dell'orco, chiaramente, e in effetti l'elenco si ferma a grosso modo 300. 310 a seconda come vogliamo classificare. Se invece pensiamo al patrimonio dei borghi italiani nel suo complesso, inteso anche come dimensione chiaramente della popolazione, e diciamo l'Italia è abbastanza ricco di borghi dal nord al sud del paese, solo che però significa che questi borghi devono essere rigenerati, quindi effettivamente è un lavoro enorme che però, se in qualche maniera ci si coalizza e ci si mette in rete, si riesce chiaramente a fare, ma questo oltre che a portare un vantaggio di attrazione verso sia la domanda domestica che la domanda internazionale, ha anche un vantaggio di creare occupazione chiaramente nella fase di progettazione e in qualche maniera di layout del borgo che in qualche maniera si va a dover ristrutturare. È chiaro che per fare tutto questo servono dei soldi. Allora, quali sono le risorse a disposizione? Abbiamo avuto chiaramente adesso, con la partenza del PNRR, delle risorse in più. E in effetti nella cosiddetta misura 1 del PNRR, che riguarda digitalizzazione, turismo, cultura, innovazione e così via, ci sono delle sottomisure, in particolare la MIC3, in sigla M1C3, tanto per intenderci, dove al sottoparagrafo 2.1 è prevista specificamente la rigenerazione dei borghi. Il totale della MIC3, chiaramente parliamo di circa 6 miliardi di euro, questo per tutto il paese, attenzione. Se invece ci concentriamo sul 2.1, insomma parliamo di qualcosa come intorno a 1 miliardo di euro. Non è poco, non è molto, dipende anche da che cosa si fa, dalle priorità che si vuole dare. Chiaramente, se poi questo miliardo lo andiamo a vedere nelle ripartizioni territoriali,
chiaramente, essendo stato distribuito proporzionalmente i fondi a livello delle varie parti del paese, in particolare al sud spetterebbero di questa somma, se manteniamo la proporzionalità chiaramente che è stata data alla ripartizione dei fondi, circa un 14%. Quindi di questo miliardo a sud arriverà chiaramente una... Scusate. No, non c'è problema, professore. Scusate un attimo. Interessante, molto interessante quello che sta dicendo, proprio per iniziare sì. Piano piano a mettere a fuoco, perché è un argomento... Cioè, quindi in effetti, se noi vediamo la distribuzione dei borghi, noi vediamo che essenzialmente la parte del Leone, per quanto riguarda i cosiddetti borghi che hanno una struttura attrattiva, sono concentrate essenzialmente nell'Italia centrale. E quindi parlo di Toscana, parlo di Umbria, tanto per intenderci, Emilia Romagna. Scusate un attimo, sì? Sì, prego, prego. Scusi, non posso parlare adesso. Sì, sì. No, la richiamo io dopo, aspetta. Allora, se noi vediamo questa distribuzione, in effetti, la maggiore potenzialità di lavoro sarebbe nel sud, tanto per intenderci. Però è nel sud, proprio per quella ripartizione di cui abbiamo parlato, molto probabilmente i fondi sono minori. Però, questo nella lettura del PNRR. Se invece ragioniamo in termini di politiche di coesione e quindi del cosiddetto QFP, che sarebbe il quadro comunitario delle politiche di coesione a livello regionale, è chiaro che il sud riceverà una certa quantità, e qua però il problema si pone del rapporto fra le regioni e borghi. Devo dire che non sempre le regioni italiane sono attente a questo problema. Cioè, alla fine, molto probabilmente, sono molto probabilmente più attente chiaramente a uno sviluppo imprenditoriale, più che a uno sviluppo in qualche maniera di un contesto territoriale che possa poi facilitare l'allocazione e l'attrazione turistica. E quindi qua, se la rete in qualche maniera di sollecitazione può lavorare sulle regioni, anche per il sud, ma questo vale anche per il nord, perché poi le politiche di coesione riguardano, anche se in maniera minore, riguardano anche il nord del paese, e in particolare le aree interne del nord del paese. A questo punto effettivamente ci sono una serie di soldi che in qualche maniera possono essere utilizzati per poter fare questo lavoro. Chiaramente, quando io parlo di quadro di coesione, intendo sia la cosiddetta programmazione regionale, quindi dipende dalle regioni, ma anche i cosiddetti PON, i programmi operativi nazionali, che sono gestiti direttamente dal Ministero. Anzi, ultimamente, nell'ultimo anno, ci sono stati, soprattutto nel PON Cultura e Sviluppo, diverse gare che sono state emesse, diversi bandi gare, proprio per i borghi. Quindi c'è questa sensibilità, e questa chiaramente sarebbe l'offerta. Quindi da una parte abbiamo il PNRR, grosso modo il turismo, abbiamo detto cultura in tutto è 6 miliardi grosso modo, se vediamo semplicemente i borghi chiaramente parliamo di 1 miliardo. Questa cifra poi deve essere ripartita a livello dei vari contesti italiani, però c'è la possibilità per gran parte al sud e per minor parte al sud di usare anche i fondi che derivano dalle politiche di coesione per quanto riguarda il periodo 2022-2027. Chiaramente io mi attengo adesso a una discussione generale, poi eventualmente se si volesse poi fare degli approfondimenti regionali, questo potrebbe essere oggetto di una ulteriore chiaramente discussione, però diventa molto tecnica, perché entriamo nei numeri, entriamo nelle politiche poi delle singole regioni in relazione a questo tipo di problematica territoriale o di questo tema territoriale. Quindi in effetti questo grosso modo è il quadro però il problema qual è? È che questi sono i soldi che direttamente dovrebbero essere destinati ai borghi. Non sappiamo ancora, invece, siccome nel PNRR c'è molta trasversalità,
ci vorrebbero essere dei progetti trasversali che indirettamente possono interessare non il borgo specificamente, ma l'area in cui insiste il borgo. Voi che siete esperti, insomma, in generale di questa problematica, voi sapete bene che normalmente quando si deve fare una statistica che riguarda i borghi e si vuole misurare l'incremento turistico o l'incremento demografico in senso lato del borgo, bisogna non commettere l'errore di riguardare solo il borgo, ma bisogna chiaramente tracciare intorno al borgo perlomeno un cerchio di paesi vicini in cui in qualche maniera supportano il borgo anche con la loro presenza, per cui non sempre il borgo riesce ad accogliere, per cui se noi rileviamo le statistiche solo del borgo commettiamo un errore. Molto probabilmente bisogna delineare una specie di area distrettuale intorno al borgo che in qualche maniera fa numeri anche per lo stesso borgo. Quindi questa è anche una questione metodologica. Quindi questi progetti trasversali che interesseranno le aree intorno al borgo e che sono essenzialmente progetti di contesto, quindi di miglioramento della viabilità, per esempio, di miglioramento delle strutture ferroviarie, questo non è ancora dato saperlo in dettaglio. E quindi io penso che quando voi farete questo evento, a ottobre, mi sembra, Esatto. è probabile che per quella data ci siano un po' le idee più chiare sulle cosiddette, dettagli del PNRR. Quindi, riassumendo rapidamente, abbiamo dei fondi diretti e abbiamo individuato chiaramente da dove provengono questi fondi diretti, però poi esistono dei fondi indiretti che derivano dai cosiddetti progetti trasversali, che però non interessano specificamente il borgo, ma possono interessare l'area interna al borgo. C'è da dire questo, però, che uno dei problemi dei borghi e purtroppo qua il discorso diventa un po' critico. Siccome molte di questi soldi, sia delle politiche di coesione sia del PNRR, finiranno a gara, significa che se il borgo non ha una struttura consulenziale alle spalle, che possono essere dei propri dipendenti, possono essere anche strutture che in qualche maniera danno un ausilio di progettazione al borgo. È difficile che il borgo possa in qualche maniera partecipare alla gara. Quindi, anche in presenza di un'offerta che può essere interessante, quindi di risorse pubbliche, ci potrebbe essere un difetto di domanda legato a due cause: la carenza di progettualità e la carenza di competenza. E quindi, per tempo bisognerebbe fare in maniera tale che capire quanti borghi effettivamente hanno progettualità e competenze. Se mancano queste due cose, i soldi chiaramente resteranno lì a disposizione, ma prima o poi saranno dirottati verso altre fonti, anche perché voi sapete bene che il PNRR è fatto a stadi di avanzamento, quindi gli ulteriori danari che arriveranno all'Europa arrivano se a una certa data si è verificato un certo stato di avanzamento. Se non si è verificato lo stato di avanzamento, i soldi non arrivano. Quindi a questo punto, a maggior ragione, serve la progettualità, serve la competenza e si aggiunge a questo punto l'efficienza della spesa. Quindi, però, i borghi normalmente per loro sono molto piccoli. Le assunzioni che hanno fatto ultimamente, lasciamo stare come sono andate a finire, non entro nel dettaglio di questo argomento, che hanno in qualche maniera conclamato a livello governo centrale, ma quelli in effetti andranno a premiare le strutture più grandi comunali del paese, e nei borghi non arriverà quasi niente. Allora, o i borghi in qualche maniera si concentrano, cioè si alleano fra di loro, e quindi a questo punto il servizio da dare o il servizio pubblico o il servizio privato in termini di consulenza e di accompagnamento deve essere dato a più borghi,
che si allenano fra loro, facciano una rete a loro volta, o altrimenti effettivamente diventerà molto difficile poter gestire queste risorse. Mentre per i quadri, per le politiche di coesione, il tempo è maggiore, anche perché là ci sono dei periodi spesi, ma in generale poi ci sono sempre le cosiddette moratorie, per cui quello che non si è preso dopo si prenderà dopo, prima si prende dopo. Nel caso del PNRR invece purtroppo non è così, cioè il periodo è molto concentrato, il massimo della spesa si dovrà concentrare nell'anno 2023, tanto per intenderci, quindi il punto massimo del PNRR e quindi di conseguenza è necessario potersi attrezzare. Io a questo punto concludo solo dicendo questo, quindi le risorse ci sono, si possono dettagliare ulteriormente anche a livello delle regioni successivamente, quando avremo un po' più le idee chiare. Per esempio, non abbiamo attualmente ancora le idee chiare su questo anticipo che è arrivato dall'Europa. Per quanto riguarda il PNRR, qui parliamo del mese di luglio, quindi, sono di circa 25 miliardi. Questi 25 miliardi, come saranno distribuiti nelle varie misure del PNRR, non è ancora molto chiaro. Quindi, molto probabilmente saranno già dei fondi disponibili anche proporzionalmente ai borghi. Quindi, anche qua bisognerà saper catturare in qualche maniera questa offerta, però con un'adeguata domanda che essenzialmente su tre punti: progettualità, competenza brevemente e soprattutto poi efficienza della spesa. Direi, professore, che è stato illuminante, perché a questo punto quello che possiamo lanciare anche noi all'interno di Progetto Borghi è una vera e propria raccolta, una vera e propria chiamata di professionisti, di realtà, di progetti, di idee da poter veramente fondere in un contenitore che poi sia in grado anche di ovviamente diventare un interlocutore a questo punto, perché quello che realmente manca ai borghi è proprio una forza progettuale, una forza, diciamo, di presenza. Questo è veramente, abbiamo molto apprezzato quello che ha detto e sicuramente a ottobre, prepareremo diciamo, un panel dedicato proprio a questo e sicuramente avremo più informazioni. No, io volevo aggiungere solo un altro consiglio che vi do. Questo non riguarda il PNRR, riguarda le politiche di coesione per le regioni, chiaramente, di cui parliamo interessate, e dove là, secondo me, la rete può avere anche un'altra funzione. Si può proporre alle regioni in termini di assistenza tecnica, facendo in maniera tale da ottenere dei fondi aggiuntivi da aggiungere a quelli del PNRR per realizzare dei progetti a livello territoriale. Quindi esiste anche una fonte che può pagare il lavoro privato, tanto per di consulenza, che deriva dai fondi specifici previsti nella coesione per l'assistenza tecnica. Ho capito, molto, molto interessante, professore. Sergio, ovviamente tu sei un dottor commercialista specializzato e appassionato e anche, diciamo, formatore, sei anche un formatore, diciamo, su queste normative anche dedicate all'extalberghiero, che poi in realtà, ovviamente, coinvolge un po' questa rigenerazione. Dici pure qualcosa. Non ti sentiamo, Sergio, forse è il microfono staccato. Ecco, Ora sì. Ciao, io sono Sergio. sicuramente, buonasera a tutti, grazie Giancarlo, sono sicuramente legato al fenomeno dei borghi o comunque al discorso borghi a vari livelli, quindi sicuramente sono uno studioso del fenomeno, quindi mi interessa in quanto, diciamo, turismo sostenibile, poi in quanto chiaramente professionista, perché molti dei clienti vengono da piccole realtà. E quindi per gli aspetti fiscali e anche come turista, perché insomma, preferibilmente avendo vissuto in due grandi metropoli come Napoli e poi ora Roma, io rifuggo abbastanza dal caos e mi rifugio in piccole realtà. E quindi abbiamo anche in mente poi di coinvolgere
vari host che ho incontrato negli anni come miei padroni di casa nelle varie località più o meno estreme che ho frequentato, per coinvolgerli anche con questa manifestazione principale che c'è a ottobre. Con Giancarlo ne stiamo parlando perché insomma ci sono anche dei pionieri che hanno colonizzato nel senso positivo dei territori e recuperati ancora quando non si parlava così intensamente di borghi e quando non c'erano tutti questi fondi. Prima di dire ancora due parole, voglio chiedere al professore di non andare via, perché dalle sue parole mi sono venute varie idee, fra cui una che poi lancerò, sia per il webinar, potremmo fare adesso qui un piccolo esempio di come possiamo essere utili, come possiamo intervenire, e sia appunto provare a fare un progetto proprio noi tre con l'organizzazione dell'evento principale. A questo punto sicuramente sarete impegnatissimi, però credo che dovremmo mettere insieme le forze e consultare i borghi, proponendoci come sicuramente interlocutori, perché sarebbe uno spreco far perdere questi fondi. Quindi sicuramente ci saranno degli amministratori locali collegati, potrebbe essere utile nel corso di questo webinar far capire a loro in che modo noi possiamo essere utili. Okay. Invece, per quanto riguarda gli aiuti pubblici, stiamo assistendo a un cambiamento, no? Mentre il 2 luglio, con pubblicazione il 3 luglio online, è stato approvato il nuovo modello di istanza per il contributo a fondo perduto del decreto sostegni bis, che è assolutamente lunare, usando un termine già introdotto nel 93 per una dichiarazione che era complicatissima, e quindi comporta una serie di opzioni e scelte e informazioni che difficilmente un contribuente ha, e anche molti dei commercialisti ignorano, perché il modello non è più come nei primi casi. Quindi per tutti i contributi a fondo perduto, per gli altri bonus presenti finora, introdotti finora, e anche per ristori e ristori bis e sostegni, la modulistica era estremamente semplice e prevedeva l'indicazione di poche informazioni, fra cui il fatturato secondo il periodo preso in riferimento e l'IBAN in sostanza. Quindi era facile, se c'erano i requisiti, ottenere questa erogazione. Invece per il sostegno bis, oltre a una serie di opzioni, fra cui tipo confermi che 3.000 righe i tuoi aiuti in totale siano stati al di sotto dei 3 milioni di euro, oppure confermi che sono stati superiori a 3 milioni di euro, però non è così macroscopica come opzione, perché è nascosta in 3.000 righe. Alla fine del modello, nonostante ci sia già una forte polemica per quanto riguarda la modulistica fiscale e gli adempimenti, l'Agenzia delle Entrate ha inserito nel modello l'elenco tassativo degli aiuti che ogni impresa ha già ricevuto durante questa emergenza. Quindi nel modello di richiesta del bonus per sostegni bis, e qui ho concluso l'argomento, bisogna indicare tutte le agevolazioni di cui si è fruito, tutte le agevolazioni fruite, comprese anche l'acconto IMU 2021, l'IMU 2020, il canone RAI che è stato prima esentato in parte e ora al 100%, quindi tutte informazioni già in possesso dell'Agenzia delle Entrate. È già in corso una polemica perché forse gli operatori non lo sanno nemmeno, ma oltre ai loro dati reddituali e anagrafici, nei quadri delle dichiarazioni è previsto un quadro degli aiuti di Stato e di tutti gli altri interventi che hanno ricevuto, che va compilato per forza a cura del professionista, che è abbastanza complesso e si ignora ancora quali sono gli effetti della errata o assente compilazione ai fini poi del bonus, dei bonus ricevuti, che non credo saranno revocati, ma comunque va verificato, e anche delle sanzioni eventuali per la non corretta compilazione. Quindi comprendete quanto
per un aspetto che è stato positivo nel senso del segno più algebrico verso le imprese, nell'unico aspetto positivo algebricamente, in alcuni casi anche sociale, perché ha consentito di sopravvivere a molte realtà, ci siano comunque degli impatti burocratici che oggi ne rovinano il sapore. Cosa succede? Che ci sono due cambiamenti. Il primo è che il professionista fiscale puro in questo periodo, sempre sulle proprie forze e sempre senza nessuna sovvenzione e spesso anche senza nessun pagamento da parte dei clienti, ha dovuto riqualificarsi come esperto di finanza agevolata, intesa come questi aiuti di Stato, no? Limitatamente a tutto quello che sono stati gli interventi. Quindi il commercialista ha dovuto poi interpretare le varie normative che hanno concesso questi aiuti, ha dovuto compilare queste modulistiche, nella maggior parte dei casi gratis, è stato, diciamo, un interprete, un interlocutore fra gli operatori e gli aiuti. In questo momento, però, il decreto sostegni bis è in pratica l'ultima grande erogazione in favore delle imprese. Quindi i soldi del PNRR, come sapevamo e come ci ha chiarito ancora una volta il professor Coppola, che abbiamo avuto anche ad Extra Sud e non abbiamo potuto non coinvolgerlo anche in questa manifestazione, sia per la sua conoscenza riconosciuta e sia per appunto la grande performance che ha avuto a Extra Sud e anche oggi, cosa succede? Che gli aiuti sono completamente finiti da un punto di vista passivo e da un punto di vista diretto. Quindi la società che è in crisi o che comunque risente ancora degli effetti della pandemia, ricevuto questo aiuto attraverso i sostegni bis, non è previsto nessun aiuto diretto se non alcune agevolazioni come il taglio dell'IMU, che è in un disegno di legge nella conversione, in un emendamento nel disegno di legge di conversione del sostegni bis. Quindi cambia completamente la forma. Quindi la società, l'impresa, la ditta individuale che è in una località remota potrà fruire di questi aiuti pubblici del PNRR solo indirettamente, nel senso che magari gli costruiscono, gli collegano con l'alta velocità una stazione più vicina, rimettono a posto una tale realtà culturale, infrastrutturale della sua area e quindi indirettamente beneficia del flusso turistico del quale non poteva nemmeno sognare fino ad oggi. Quindi cambia completamente, diciamo, la forma di supporto e cambia anche il ruolo. Quindi mentre l'istanza di richiesta del contributo a fondo perduto è sostanzialmente passiva, no? Nel senso che significa solo inserite sul mio IBAN questo importo e quindi consiste solo nel fornire gli elementi necessari all'erogazione, come diceva il professor Coppola, la possibilità di ottenere dei fondi del PNRR passa attraverso la partecipazione attiva, intesa come progetto, intesa come bando, senza i quali non c'è alcuna speranza per un comune, per un consorzio, per una realtà locale di ottenere un centesimo. Quindi cosa possiamo fare noi? E vi ripasso la parola. Noi sicuramente, come dicevo all'inizio del mio intervento, possiamo proporre ai comuni delle informazioni chiare. Diciamo, ci sono potenzialmente 5 milioni per te per questo tipo di interventi. La richiesta scade il 30 settembre e va fatta attraverso queste modalità. Se sei interessato, noi possiamo preparare insieme a te la richiesta per poter concorrere e ottenere dei fondi, perché molti comuni più organizzati, più grandi, più informati, si sono già sicuramente mossi, come ci diceva il professore. Quindi l'unico modo per poter
ottenere è attraverso la progettualità, no? Cosa che poi è un po' rara, non nelle piccole realtà, ma comunque a volte invece è presente ed è sorprendente. Quindi proviamo a fare durante questo webinar un esempio di come potremmo fare, cioè noi, se c'è un comune e ora noi stiamo parlando, ti piace Giancarlo come modalità? Sì, Sergio, la domanda è, ad esempio, chi valuta la progettualità o il team che in teoria va a operare a favore di quel borgo o di quel paese che ovviamente usufruisce di infrastrutture, come hai ben detto, di ferrovia, autostrada, quelle che saranno ovviamente le infrastrutture. Chi va a valutare questo team o il progetto o la squadra che va a sostenere il borgo? Ecco, questo è sicuramente, la rigiro anche al professor Coppola. Professore, sì. Secondo lei chi, come saranno valutati questi team di supporto? Allora diciamo che la parte tecnica e la parte politica. Allora, la parte tecnica, in effetti, il PNR è di gestione del governo centrale. Quindi a questo punto tutti quanti, piccoli comuni, regioni, altre cose, diventano i destinatari e devono, per poter accedere ai fondi, esprimere una loro progettualità. Non è chiaro ancora, perché dipende dai bandi, perciò ho detto, se esistono invece percentuali di cofinanziamento. Sicuramente laddove i bandi sono diretti ai privati, sicuramente ci sarà il cofinanziamento. Laddove invece i bandi sono diretti al pubblico, tipo per esempio un comune che è un borgo, deve intenderci, anche qua potrebbe esserci un cofinanziamento. E sembra, perciò io ho detto, siamo ancora in una fase molto poco operativa del PNRR, sembra che in effetti molto probabilmente vogliono, il cofinanziamento potrebbe diventare una componente di merito per avere più fondi. Una partecipazione anche, diciamo, privata. Cioè significa, il vecchio adagio dice, se ci metti di più ci rendi anche di più. E sei più affidabile. Esatto. Okay. Diciamo così, è un sillogismo che da una parte chiaramente uno che lo sente dice, ma sono proprio bravi questi a fare le cose del genere. Se invece poi si vanno a vedere le finanze comunali, il discorso diventa di tipo completamente diverso. A questo punto però, se c'è la parte del cofinanziamento, bisogna avvertire anche le strutture comunali dei borghi che molto probabilmente loro, se hanno i soldi messi nei bilanci di previsione, perché il problema qual è? È che loro chiaramente, avendo già approvato i bilanci di previsione, non hanno previsto, per esempio, salvo che non l'abbiano già previsto, non hanno previsto chiaramente quello che potrebbe essere la parte di cofinanziamento integrativo del progetto che vanno a realizzare. Quindi a questo punto, con i fondi solo del PNRR, possono fare una parte, ma non tutto. Quindi il lavoro di consulenza da fare all'ente territoriale non è solo quello di dire esiste il bando, ma anche quello di dire, ma in casa tua che cosa hai messo per o fare i lavori al contorno o per il cofinanziamento. Quindi è un ulteriore lavoro consulenziale da svolgere con l'ente comunale, tanto per intenderci. Non so se è chiaro quello che ho detto. Sì, chiarissimo. Ma quindi si tratta di una sprovvedutezza oppure era necessaria chiaroveggenza? No. C'è stato mai il tempo tecnico in cui un comune avrebbe potuto presagire o comunque prevedere? Allora i bilanci di previsione sono triennali e in generale vengono approvati all'inizio dell'anno, quando ancora non c'era il PNR. Qualcuno ritardatario l'ha approvata adesso in questi mesi, ma non certamente avranno pensato al PNRR. Quindi effettivamente adesso il primo bilancio di previsione, dove in qualche maniera il comune può mettere delle fondi integrative, e sarà il bilancio che farà capo al periodo 2022-2024. Okay.
È molto interessante questo, molto molto interessante. Perciò io ho detto, cioè, ci sono diverse sfaccettature da tenere presente in questo modo di approcciare l'ente territoriale. E soprattutto quando più piccolo c'è, meno risorse ci sono. Certo. Oppure però quanto più grande è, più possibile che sia in dissesto, quindi non se ne esce. Dall'altra parte c'è anche questo da dire. Cioè. Allora, noi che cosa potremmo lanciare? La possibilità di creare dei team dove magari ci mettiamo un commercialista, un destination manager, una guida. Dovete fare un gruppo multidisciplinare che in qualche maniera possa consigliare al comune quello che deve fare in casa propria e quello che in qualche maniera serve per poter accedere ai bandi. Esatto. E qui, siccome poi il recupero del patrimonio culturale molto probabilmente forse richiede anche qualche competenza architetturale, ingegneristica, e mi serve pure molto probabilmente avere nel gruppo anche qualcuno che è esperto di questi problemi. Interessante. Molto interessante da fare. Giancarlo poi conosce tutti gli interlocutori perché si è mappato i borghi, quindi c'è un grande potenziale, no? Sia economico e sia di potenziale aiuto. Poi qua vi voglio dare ancora un altro suggerimento. Tenete presente che i borghi, salvo quelli là, abbiamo visto che grosso modo sono un numero molto limitato, 300, che sono già in qualche maniera hanno questa attrattività turistica. Il problema è come farli rivivere. Allora, ci sono due ipotesi che qua, se voi create questa rete forte, si potrebbero consigliare a Franceschini di far approvare qualcosa sull'argomento, perché Franceschini su queste cose è aperto, anche se non ha molte idee concrete, però è un uomo aperto, devo dire, dal punto di vista culturale. E i problemi dei borghi, secondo me, possono essere affrontati da due punti di vista. Uno, voi sapete che in Italia esistono, si sta rivalutando molto il discorso dei cammini, cosa che in Italia erano state completamente abbandonate. E questo chiaramente si sta avendo nel nord del paese molto di più e si sta avendo anche nel sud del paese. I borghi, molti di questi borghi, stanno sui cammini. Attraversati dai cammini. Sono attraversati dai cammini, fra cui il più famoso è la Francigena, da intenderci, che partiva dalla Francia e arrivava fino a Brindisi. Sì. Ora, se i borghi si identificano fra di loro anche sul cammino, a questo punto automaticamente c'è una maggiore unità a livello territoriale, perché quello che è passato per il borgo il giorno prima sarà in un altro borgo il giorno dopo. Cioè si crea chiaramente una via, un'infrastruttura culturale che è il cammino omogeneo. Questa è un'altra idea e questa è la prima idea. Seconda idea, voi sapete che in molti borghi si è verificato un fenomeno, questo riguarda sia la Toscana che l'Umbria, ma anche qualche comune più avanzato dell'Italia meridionale. Faccio un esempio, qualche paese, per esempio Guardia San Framondi, è un paese della provincia di Benevento. C'è questo fatto del turismo residenziale straniero, cioè che praticamente degli stranieri prendono casa e vanno a vivere in questi posti per una parte dell'anno. Se a questo punto si suggerisce a Franceschini e quindi di conseguenza a Daniele Franco, MEF, che i borghi potrebbero essere per gli stranieri delle zone speciali per pensionati, cioè dove chi si colloca residenzialmente in un borgo straniero ha una riduzione chiaramente dell'aliquota pensionistica, signori, noi automaticamente abbiamo risolto un po' il problema della crescita dei borghi dal punto di vista della ricchezza. E la gente nei borghi ci va a vivere perché nei borghi si vive bene, c'è cultura, molti borghi hanno il museo, sarà il museo contadino, sarà il museo medievale e così via. Però alla fine, se noi riuscissimo ad attivare una domanda straniera legata chiaramente a zone pensionistiche speciali, come fanno altre nazioni, però legate specificamente ai borghi, noi avremo risolto pure il problema di come far crescere il reddito
e quindi far crescere le amministrazioni dei borghi. Queste sono due idee possibili, esatto, però che opportunamente devono avere una forza di pressione sul governo. Il governo non ci perde niente fiscalmente, perché queste sono persone che già non pagano le tasse in Italia. Anzi, loro, se mettessero una aliquota del 10% sulla pensione, avrebbero pure un maggiore entrata fiscale dai nuovi pensionari che arriverebbero in Italia. E si potrebbe sviluppare anche un segmento di servizi dedicati. Quindi, non so, mi viene in mente l'assistenza sanitaria, la consegna dei medicinali. Ma questo sarebbe legato al turismo della salute, tanto per esatto. Purché chiaramente la politica locale, quindi gli enti locali competenti, perché la regione hanno competenza, abbiano sensibilità per questo tipo di turismo e quindi le strutture tipo. No? Io faccio però, come esempio negativo quello. Però stiamo parlando, a capire, qua stiamo parlando di soldi che arrivano. Stiamo parlando di occupazione, stiamo parlando di vero sviluppo e concreto sviluppo. Giustamente. E allora la regione però deve aiutare, perché deve prevedere delle forme di ospitalità che siano adeguate a questa forma di turismo. È chiaro. Nel 2017 il Lazio, nel nuovo regolamento che introdusse, che era già un po' insomma travagliato perché veniva dalla sentenza al TAR e così via, ha introdotto per la prima volta l'articolo 11 bis, la casa del camminatore, no? E quindi è una importante novità, solo che ci sono due elementi che la rendono di impossibile applicazione. La prima è la posizione, perché queste case del camminatore nel Lazio, che chiaramente era il centro di tutti i cammini, perché tutti questi pellegrini andavano a Roma alla fine, addirittura dall'Inghilterra attraversando tutta l'Europa, sono strutture ricettive ubicate lungo i tracciati della rete dei cammini della regione o in un raggio non superiore ai 500 metri dal tracciato. Quindi deve essere o nella via Francigena, che chiaramente è vincolata e spopolata di solito, quindi è impossibile, o in un raggio non superiore ai 500 metri. E inoltre devono offrire ospitalità nella forma del donativo, quindi gratis, a pellegrini e camminatori, fornendo anche alloggio e servizi, compreso l'eventuale servizio di amministrazione di alimenti e bevande. Quindi lo faccio perché sono buono e quindi nemmeno una. Ma questi in Spagna non è così, però. Non ce n'è manco una, infatti, nel Lazio. Hanno fatto un capolavoro. Ma questa è chiaramente una visione errata. È una visione errata dell'attrazione turistica. Chi impara il marketing sa che qualsiasi servizio, pure se si offre, deve essere sempre offerto a... deve essere sempre prezzato basso, ma deve essere sempre prezzato. Il riferimento di legge è il regolamento regionale 16 giugno 2017 numero 14 articolo 11. Vabbè, ma questo non è sviluppo, questa è carità cristiana, è un'altra cosa. Questo però è vigente. Bene, quindi... l'anno del giubileo poteva andare bene, dai. E neanche, perché poi i giubilei erano sistemi per far crescere la borsa della chiesa. Certo. Benissimo. Comunque è veramente molto interessante. Potremmo lanciare all'interno del nostro contenitore Progetto Borghi la creazione di reti di professionisti che ovviamente si impegneranno a sopportare, ad aiutare i territori, perché qui c'è bisogno veramente di tanto lavoro e di tanto aiuto. Da fare. Io lo vedo perché io, un professore, mi occupo di destinazioni turistiche e in particolar modo governo piccoli borghi, quindi cerco di mettere insieme gli stakeholder, gli attori, cerco di fare prodotto, e so che è difficile, quindi c'è bisogno veramente di tutto, perché gli enti locali e anche gli attori territoriali da soli non sono in grado di farlo. Perciò Sergio, io accoglierei questa iniziativa di costruire dei gruppi di lavoro che possono poi andare a sostegno di questo aspetto qua. Ecco, c'è anche Daniela buonasera a tutti, molto interessante. Ecco, grazie Daniela ha appena terminato un master sullo sviluppo turistico locale, organizzato dalla facoltà Campus Lucca e Touring Club, perché anche Touring Club con le bandiere arancioni dei borghi si stanno organizzando. Potrebbero anche essere queste associazioni, ovviamente, contenitori di professionisti che vanno poi a sviluppare sostegno. Pure Italia Nostra a sviluppare dei progetti in questo senso. Esatto. Quindi
Molto, molto interessante. Adesso questo nostro appuntamento sarà registrato e cercheremo di ovviamente divulgarlo proprio per creare questo senso di responsabilità, no, professore? A un certo punto io mi trovo in una fascia d'età, io ho 45 anni, quindi io sono nella via di mezzo, no? Devo aiutare quelli più giovani e nello stesso tempo devo assorbire da quelli più grandi. E questo ruolo di collante è importantissimo in questo momento, soprattutto per dare via a progetti. Ma voi avete una grande responsabilità perché voi veramente siete la Next Generation EU. Cioè, Vogliamo parlare. quindi il futuro lo costruite voi. In Esatto. questo Draghi ha perfettamente. Io non sono un draghiano, però Draghi in questo momento è l'unica persona che effettivamente ha il senso della concretezza e dello sviluppo del paese. Non è poco, e non è Non poco. è pobre, In non è questi pobre questo tempi, paese, certo. esatto. Diciamo che però l'idea di fare questi team attivi, che insomma abbiano questo ruolo, può funzionare solo in una condizione, che partecipi anche il professore, chiaramente non a titolo gratuito, troveremo, no, il modo per creare, per rendere questi team efficaci e creare opportunità, no, per gli enti locali. Vabbè, ma non vi Noi preoccupate, poi. speriamo di rivedere, insomma, di non aspettare ottobre per rivederci, quindi a No, breve secondo ne me voi riparleremo. queste strutture consulenziali, vi posso dare un modello organizzativo? Vi suggerisco un modello. Voi dovete fare chiaramente una specie di coordinamento nazionale, tanto per intenderci, e poi possibilmente dei coordinamenti regionali, in maniera da avere pure economie di costi, perché il problema qua è contattare gli enti territoriali. Quindi chiaramente, tanto per intenderci, se uno sta a Roma non è che si può spostare in Toscana, perché giustamente a questo punto con tutti i costi e altre cose. Invece ci sarebbe il coordinamento poi toscano che si occupa un po' della Toscana, cioè quindi avere una struttura chiaramente a diversi livelli che però possa permettere e diventi pervasivo sul territorio. Ok, Ok, ne questo riparliamo perché è molto interessante. sì, Sergio, molto interessante. Potrebbe essere anche l'occasione a ottobre di presentare qualche piccolo team che nasce Ah proprio sì, è chiaro, non deve adesso. nascere tutto insieme, No. pure se partite già con due regioni, è già un primo risultato. E Esatto. chiaramente conviene partire con quelle regioni dove c'è chiaramente uno sviluppo dei borghi più interessante. Interessante. Chiaramente, questo potrebbe essere quello di non fare grandi progetti, partire con cose concrete e poi piano piano allargarsi. Esatto, Ottimo. professore. Quello che dico sempre io, se riusciamo a governare un quartiere, un borgo, un Chiaro. comune, saremo in grado di governare turisticamente anche aree più vaste. Questo è. Sì, anche perché poi tenete presente che per quando io ho una lunga esperienza, per quando uno possa essere bravo. Poi le soluzioni sono sempre molto personalizzate, per cui voi di volta in volta farete esperienze diverse e dovete trovare soluzioni Certo. diverse. Questa è la difficoltà, eh. Grazie, veramente illuminante, Prego. professore. Veramente questo incontro aprirà veramente molte opportunità a tante persone che già ci stanno seguendo, qualcuno ci sta scrivendo. Complimenti per i contenuti. Speriamo che il Sud in particolare si faccia trovare pronto per questa Il sud grande c'è molto lavoro da fare. Francesco, prendiamo anche noi un po' di responsabilità e proviamo anche a metterci in gioco, perché questo è un'opportunità per tutti. Quindi grazie per diciamo, la risposta e i complimenti che ci hai fatto, che io giro ovviamente i miei ospiti, e noi siamo in fase conclusiva. È stato veramente molto molto interessante. Andremo all'evento di ottobre a creare proprio uno spazio bello largo, proprio per dare possibilità di intercettare. Invito i nostri ospiti a contattarci proprio per iniziare a creare delle piccole squadre di supporto ai territori. Io nel mio piccolo già lo faccio e continuo a farlo e continuerò a farlo insieme a Sergio e altre persone. Allora, io vi ringrazio, ricordo che il prossimo martedì, e condivido adesso velocemente lo schermo prima di salutare tutti, il prossimo appuntamento sarà un appuntamento di quelli operativi, nel senso che andremo
nella regione Marche andremo a incontrare Cristian Tava, che sta sviluppando all'interno di un borgo il suo attraverso il suo lavoro, il suo impegno. Quindi un borgo rinasce, si sviluppa economie circolari, locali per tutto l'anno. Ecco, questo è il benvenuto per la prossima settimana, dove andremo a toccare con mano un piccolo lavoro che può diventare anche un grande lavoro per gli altri borghi. Quindi io saluto il professor Coppola, lo ringrazio, spero di ritrovarlo presto, saluto Sergio, saluto tutti e ringrazio per l'appuntamento. Arrivederci a voi, arrivederci e soprattutto tanti risultati. Ci proveremo, professore, perché a un certo punto bisogna anche provarci. D'accordo. Grazie mille. Grazie. A presto.